cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Maria Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Non siete del mondo. Gesù prepara coloro che lo amano a partecipare al suo modo di vivere e quindi a incontrare ostilità e persecuzioni. Ma con il tuo aiuto, oh Gesù, voglio esserti fedele, anche quando sarò deriso, odiato, danneggiato. E grazie del tuo esempio e della tua grazia che mi danno forza. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, che ci liberi dal mondo per poter vivere con te e per te, che sei vissuto e sei morto per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, rinchiuditi in me. Se tu sapessi chi sono io, pregheresti oggi per tutti i peccatori, per quelli che conosci e gli altri, con la fiducia che si dà all'infinito. Chiuditi in me per non più uscire, come una suora di clausura, il chiostro sia l'immagine del mio cuore. Qui tu vivrai in mezzo al mondo con grande amore e tenerezza. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo e intercessione del Beato Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato ogni infermità spirituale e corporale. Arricchita e abbellita di ogni bene per tu sia la tua anima, e per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, tutto, affinché tu resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti il santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre.